come valuti tecnologici? Ah, i tecnologici appunto stanno subendo questo, diciamo, reflusso, no, della tendenza della liquidità e erano apprezzati sostanzialmente come dei bond a lunghissima duration, quindi vedevano apprezzare i futuri flussi di cassa e di utili, venivano scontati a dei tassi vicini allo zero, quindi questo alimentava il fair value che veniva poi prodotti dalle banche d'affari e poi ovviamente espressi dai prezzi di mercato, però appunto come un bond a lunghissima scadenza con la fase di rialzo dei tassi hanno visto questa tendenza a ritorcersi contro di loro e quindi i prezzi che stiamo vedendo ovviamente stanno tornando in molti casi interessanti e saranno anche quelli da calibrare e valutare soprattutto con le prossime mosse di rialzo dei tassi per poter tornare ad entrare su molti di questi titoli che comunque hanno ovviamente la possibilità di agire in un mercato con pochi concorrenti, perché poi un'altra delle caratteristiche di questi big tech è che non operano nel mercato concorrenziale, ma sono di fatto degli oligopolisti, nella migliore dei casi, o anche addirittura dei monopolisti, quindi possono poi riuscire a superare senza difficoltà anche dei periodi in cui effettivamente c'è una situazione reddituale per loro che non è delle migliori. Pensiamo solamente un flash che Amazon ha fatto i primi utili dopo 20 anni che era quotata, che aveva visto le proprie quotazioni salire in maniera esponenziale. Quindi per farci capire che rappresentano un unicum che non va valutato, interpretato come titoli più tradizionali che invece hanno nell'effettiva capacità di generare utili immediati la loro ragione d'essere e la loro base di valutazione. Quindi qui siamo su un'altra dimensione, ovviamente frutto della modernità, della tecnologia, di nuovi settori che prima non esistevano, che però ovviamente hanno delle caratteristiche particolari che per molti versi possono sembrare dissonanti o poco giuste, no? Rispetto a tutto il resto del mercato, però in realtà questi sono i dati a cui ovviamente ci dobbiamo conformare. Ecco, Gabriele, io vorrei chiudere con una battuta, no? Visto che stiamo parlando di titoli, tecnologici. Ci dobbiamo preoccupare per Mark Zuckerberg, perché l'abbiamo letto anche nel nostro TG, Flash News, di come in realtà, sia scivolato addirittura fuori dalla top 10, cosa mai verificatasi, della lista dei Billionaires Index. È stato superato anche dal nostro, Giovanni Ferrero, ma soprattutto in un anno, il suo impero Meta ha perso quasi 90 miliardi. Un soprattutto quello sul metaverso che non sembra dare affatto i frutti sperati. Ecco, te lo ripeto, ci dobbiamo preoccupare per lui. Ma io credo che non è il caso di preoccuparsi perché sicuramente vede dei dati negativi, però credo che possa dormire sonni più che tranquilli, anche se ha qualche decina di miliardi in meno, però per chi ne ha così tanti ovviamente non dovrebbe preoccuparsi per il proprio futuro, per la propria vecchiaia. Quindi lasciamolo tranquillo e rimaniamo tranquilli noi per lui, perché probabilmente noi abbiamo Certo, no, altro di ma cui al di là, preoccuparci. esatto, al di là delle battute di spirito, il punto è questo. Una tua previsione, perché lo sto chiedendo, insomma, ai vari analisti proprio sul metaverso, secondo te si rivelerà, come sostiene Zuckerberg, un investimento vincente, non magari nell'immediato, ma da quei 10 anni, oppure si rivelerà un flop? Ah, sicuramente in un periodo medio-lungo probabilmente ha ragione lui e avrà ragione lui, però nell'immediato lo dimostrano i dati di un buco di bilancio che ovviamente incide sulle valutazioni della sua società principale, cioè Meta.